Ciao a tutti ragazzi, io sono Kita Giusto e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Minecraft Vita Survival, no? È da molto tempo che non registro. Spero che l'audio non sia troppo alto da un gioco e non sia troppo bassa la mia voce. È da un bel po' di tempo che non registro, ma tra impegni vari e anche il fatto che non ho avuto tempo in pratica. E c'era anche il problema dell'audio. Spero che. E del video anche, perché i video vecchi non mi sembravano di qualità molto alta. Quindi non so, spero di aver risolto tutto. Spero che non ci siano problemi. Perché oggi proprio volevo registrare. Allora, ho poco tempo per farlo. Qua non ho fatto niente proprio off camera, proprio perché non ho avuto tempo di far niente. Allora, l'obiettivo di oggi era costruire. La casa può essere, sì. Boh, perché, dir la verità, non mi ricordo neanche quello che stavo facendo. Ma probabilmente era la casa, a giudicare, cioè considerando ciò che ho nell'inventario. Probabilmente la casa. Pertanto, prenderei un po' di legno. Prenderei un po' di legno. Ok, sì, l'audio del gioco è comunque un po' basso, ma non voglio rischiare di. Cioè, non voglio rischiare che sia troppo alto. Allora, non voglio rischiare che sia troppo alto. Boh. Dovrei costruire la casa. Questo è vero. Considerando qua le coordinate. Che sono 71 d'altezza, teoricamente dovrei arrivare a 71 anche qua. 70-71, questo qua sarebbe il livello, quindi qui ci dovrebbe essere. Boh, un pilastro. Un pilastro, ma può essere che facciamo case 9x9 a cubi proprio. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sì, io lo farei 9x9, proverei almeno 8. Ah, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Classico, classica misura base per tutto. 9x9, non che io sia un bravo costruttore, eh? 7, 8 e 9. Anzi, dire la verità, le mie costruzioni sono abbastanza banali. Spero di. Perché all'inizio dico faccio questo, non esagero, e invece poi esagero sempre, sempre così. Facciamo una struttura per il momento così, poi la cambierò logicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, perché ho fatto questo? Perché in teoria, se io volessi procedere, dovrei arrivare là. Quindi questa è la parete in comune. Che la devo contare perché all'interno è 7x7 in teoria. 1, 2, 3, 3, 6, 7. Ok, perfetto. Quindi devo fare 1, 2, 3, saremo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E questo qua è il decimo. Il che non va bene perché. Fammi vedere. 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ok, in realtà va benissimo. Sembrano misure abbastanza prese bene. Speriamo di non sfigurare troppo perché
L'immagine che voglio dare, cioè, immaginatevi questa cosa. Questa casa che è tipo futuristica, diciamo, non futuristica perché non futuristica. Dalle forme comunque quadrate, ma con uno stile, diciamo, abbastanza rustico, che sono comunque incastrate in questa formazione rocciosa, quindi per il momento mi sembra che l'idea stia funzionando abbastanza. Ad esempio qui cioè fare stanze una accanto all'altra mi conviene. Da dove entrerei io? Mi servirebbe comunque un corridoio. Un corridoio qua. Perché magari entro da qui. Addirittura un corridoio di lato. Tipo questo è il corridoio. Sì, mi conviene farlo di qua. Il corridoio, quindi il corridoio lo farei semplicemente largo 3 all'interno. Perché a me piace molto una casa un po', diciamo, stile non retro, ma quasi, perché mi piace molto, almeno in Minecraft, la casa con il corridoio in centro e a destra e a sinistra tutti i servizi principali, diciamo, no? Quindi questo qua sarebbe il corridoio centrale, che uno entra da qua, comunque all'interno qui ci sarà qualcosa sicuramente, entra da qua e entra da là. Qui quindi ci dovrebbe essere il resto della casa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qua sarebbe il nono. Forse sporge un po' troppo sul mare, eh? Potevo beccare l'acqua, eh? Un po' pompirla. Il nono sarebbe qua. Mi conviene far sporgere di così tanto la casa? A me non dispiacerebbe comunque, eh. Non dispiacerebbe. Ah, contate che questo è il soffitto, mi sa tanto, eh. È il soffitto della casa, eh. Questo qua. Sotto ci sarà il tutto perché non bisogna stravolgere la montagna qui. Ad esempio qua, che dove ci dovrebbe essere il corridoio, mi soscavo e vediamo dove andiamo a finire. Ok, io taglierei. Taglierei. Ok, mi sembra che stia procedendo tutto per il meglio. Sto in pratica rimuovendo il materiale che va rimosso. C'è tutta questa terra, questa pietra. Mi sembra stia andando abbastanza bene, dai. La chiudiamo per il momento così. Sì. Sono abbastanza soddisfatto perché quando ho un'idea in testa, bella chiara, funziona tutto.
Beh, il che vuol dire che intanto questa casa avrà solo 4 stanze, perché io non partirei subito con delle robe gigantesche che, diciamo, è troppo. La costruirei piano piano, nel senso finirei una parte e aggiungerei poi. C'è il bello di queste case modulari, così 9x9, è che io posso ampliarle quando voglio. E questo è il discorso. Uscire anche da qua. E questo è il discorso, che ampliandole come vuoi, ferro ne ho sì. Ma questo episodio voglio almeno terminare lo scavo. Cioè, giustamente, se non vi registro tutto lo scavo, cosa vi registro? Niente. Alla fine Minecraft è un gioco così, di costruzione, scavare. Se vi taglio tutta la parte, cosa è? Scusa, è così. Comunque, come dicevo, cioè, il mio punto debole qua non è tanto la costruzione, che sono discretamente bravo a fare le costruzioni, nel senso, a me piace costruire anche cose grandi, cose belle. Il mio discorso proprio, che il mio punto debole è l'arredamento, proprio non so cosa mettere in una maniera, nella maniera più assoluta, non so proprio come farlo. Cioè, ad esempio, per dire, io fin quando, per fare dei nomi, da quando ero più giovane, diciamo, perché più piccolo, da quando ero più piccolo, seguivo Eden Blaze. So che magari non tutti lo conoscono, però è uno youtuber abbastanza famoso, uno youtuber italiano, che, vabbè, ultimamente non lo sto seguendo più. Ma non solo, perché magari sono cresciuto anch'io, sia fisicamente sia intellettualmente, ma anche perché lui non fa più le serie di sopravvivenza come andrebbero fatte. Nel senso, io sono uno che può essere considerato tradizionalista e, boh, lui mi sembra che non stia rispettando il suo stile e il suo carattere nemmeno, quindi è così. Mi dispiace perché lo ritengo comunque una persona molto valida, molto, che ci mette passione in quello che fa, e vedere negli anni un cambiamento così, perché io sono uno dei primi iscritti suoi, infatti lo seguo forse dal 10° episodio della sua serie di sopravvivenza. Ora non lo seguo più. Mi capita ogni tanto di aprire qualche suo video, ma proprio è cambiato tantissimo lui. So che le persone cambiano, ma non mi sembra da parte sua corretto, diciamo, promettere delle cose e poi non farle. Allora, dopo questa parentesi molto lunga, mi sembra di avere finito almeno lo scavo. Io questa parete qui la terrei anche di roccia, perché dove c'è la roccia io la terrei, non dappertutto però. Voglio che la casa abbia anche un senso, strutturalmente, diciamo, che non sia una roba volante, che non abbia senso, tipo questa cosa qua. E avere proprio dei piloni che abbiano senso. Giusto? Quindi procediamo. Allora, il pavimento e l'altezza del soffitto piace così. Essere più su di uno mi sembra un po' troppo stretto, ma forse io abbasserei addirittura. Abbasserei, ma allora prima
Aggiungiamo il mio posto qui. Quanti mob? Oh cacchio. Non uccidetemi. Perfetto. Il reperimento non lo farei per il momento perché non è una cosa principale necessaria. Voglio capire qua. Allora, qua. Voglio capire come sta venendo da fuori. Perché qua comunque vorrei fare una specie di punto d'attracco comodo. O forse lo fare dietro, fammi vedere. Allora. Non mi sembra granché, devo essere sincero. Però immaginando quest'area chiusa così. Non tutto chiuso qua, completato diciamo, con un suo senso logico, magari. Non mi dispiace neanche, perché bisogna vederlo nella sua completezza, la costruzione, però. Quanto manca il timer qua? Porco Giuda. Non l'ho più fissato. È già 17 minuti di registrazione. Allora io vi direi di. Direi che ci salutiamo qui. Togliamoci anche l'armatura. Salutiamo qui. È stato un episodio, diciamo, di ripresa. Classico, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.